Passiamo alla preparazione della nostra ricetta. Useremo la calamarata del pastificio Setacciolo di Cava dei Tirreni, pastificio della zona con cui abbiamo deciso di collaborare perché ci sembra un ottimo prodotto. Intanto cominciamo a dare fondo alla pasta perché ha un po' di circa 14-15 minuti di cottura. Ecco qua. Prendiamo un po' di sale. Perfetto. E quindi cominciamo a preparare il fondo per la torsella riccia. Questa varietà di cavolo nero che è diventato da poco un presidio slow food, una verdura ricca di vitamina C, acido folico, aminoacidi. Si erano un po' perse le tracce, però con la buona volontà dei responsabili del presidio slow food hanno cominciato a riprodurla e a farla ritornare di nuovo presente sulle nostre tavole. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio in camicia perché in questo momento non deve rilasciare troppo aroma. Aspettiamo un attimino che l'olio arrivi a temperatura e caleremo le verdure. Intanto la pasta sta cuocendo. Intanto noi in quest'altra padella ci andiamo a preparare in contemporanea il fondo dove poi andremo a saltare la pasta. Facciamo inghiottire un po' d'aglio. Questa è una varietà di cavolo che troviamo presente anche nella minestra maritata, che è un altro piatto della nostra tradizione. Le acciughe. Ecco qua. Nell'altra pentola andiamo a mettere le torselle. Apriamo con un coperchio, così il vapore aiuterà la verdura a cuocere prima. Andando qui, il nostro fondo è quasi pronto. Verdura. È importante in questo piatto che l'acqua di cottura della pasta non sia eccessivamente salata perché abbiamo degli altri elementi sapidi che andranno a completare il piatto, quindi bisogna darci un attimino cauti. Adesso andiamo ad aggiungere un po' di piccante. Di peperoncino fresco. Lo metto a questo punto perché mi piace l'aroma del peperoncino, però non voglio eccedere con il piccante perché poi andremo a coprire gli altri sapori. Quando la torsella si inizia ad appassire, andiamo ad aggiungere leggermente un po' di sale. Diciamo che a questo punto la pasta sarà quasi pronta, manco qualche altro minuto. È un tipo di pasta che sta avendo un bellissimo riscontro anche nel nostro ristorante. Stiamo cercando di abbinare alcuni formati ai nostri piatti tradizionali. Le persone stanno apprezzando molto la qualità del prodotto, che cerchiamo sempre di abbinare con prodotti del territorio, ad esempio l'olio extravergine di oliva, colline salernitane. A questo punto andiamo un attimino a sminuzzare un poco la verdura. Ecco qua, per farla amalgamare meglio alla pasta. Ok.
Perfetto. La pasta quasi pronta. Andiamo ad aggiungere un altro po' di acqua di cottura. Perfetto. Un po' di acciughine intere. La polvere di finocchietto, la pasta è pronta, quindi andiamo a mantecare. Fuoco spento, mettiamo un po' di pecorino. D'olio ancora, aggiungere ancora un po' di pecorino per l'uscita e un po' di polvere di finocchietto per guarnire il piatto e per il profumo. All'uscita un goccio di olio extravergine di oliva e il piatto è pronto.